funziona. Io ho prenotato a settembre, per oggi che è il 30 di novembre, e il mio ingresso è alle 10 del mattino, sono le 10 meno un quarto e non mi hanno fatto entrare perché mi hanno detto che effettivamente praticamente credo di aver preso il primo ingresso, non mi ricordo, e quindi è proprio chiuso. Quindi se arrivate, avete l'ingresso alle 10, occhio, non arrivate troppo anticipatamente perché non vi fanno proprio entrare. Un'altra cosa fondamentale che ci tengo a spiegarvi, io ho preso l'ingresso per due persone perché credevo e speravo che Damian potesse essere libero oggi, non è libero oggi, sta lavorando, e quindi il mio ingresso è per due persone. Alle persone all'ingresso ho detto: guardate che io ho l'ingresso per due, sono da sola, quindi eventualmente se avete un walk-in, quindi quelle persone che arrivano e vorrebbero entrare senza prenotazione, eventualmente io do questo mio posto in questo slot ad una persona. Lui mi ha detto: va bene, questo segnalalo quando poi entri, però sappi che abbiamo tantissima disponibilità. Io sono off oggi, giovedì e venerdì, in un modo eccezionale, diciamo così. Adesso vado a fare un giro, due secondi, e poi tornerò al mio ingresso. Sono rimessa il berretto. Allora, io adoro la City perché ha un sacco di questi contrasti, edifici più vecchi, colori, e poi boom, palazzi moderni e di vetro, metallo. I contrasti sono bellissimi. La City secondo me è una zona molto bella, e pensate che è la zona più antica, diciamo così, proprio perché conserva, e quindi, come si dice, conserva la parte più vecchia con la parte più moderna, e questi contrasti per me sono bellissimi. La mia idea, anzi ho confermato esattamente quello che pensavo, e ve ne parlo meglio dopo, perché quando esco vado in un posto, quindi posso fare due chiacchiere con voi e vi spiego anche alcuni dettagli che ho notato e che vi potranno essere molto utili per la vostra visita qui a questo ponte panoramico, piano panoramico. Comunque bellissimo, è bellissimo, però ci sono dei però. Bello e bello, non fraintendetemi, però una cosa che ho notato in questo momento è che il giro non è a 360 gradi, diciamo che ci va molto vicino, ma c'è un punto, un buco nero, dove, quindi c'è una piccola parte dove non riesce assolutamente a vedere, a differenza dello Sky Garden. Ma dopo facciamo tutti i paragoni, così ti so dire esattamente su quale dei due devi puntare, Sky Garden o questo.
appena fatto un'interessante chiacchierata con il team lead delle guide che ci stanno qua dentro e mi ha raccontato un paio di fatti molto interessanti che tra poco vi racconto, ma adesso è il momento che me ne vado, anche se sarei stata più a lungo perché ti viene voglia di cercare dei dettagli, no? Edifici, posti che conosci, di andarli a cercare, però adesso mi sistemo un attimo e ti racconto esattamente tutto quello che ho scoperto. Allora, vediamo quanto dura la macchina fotografica appoggiata sulla sciarpa, perché non avevo altro modo, non ho il tripod. Allora, le informazioni che vi stavano da sapere per questo posto. Allora, è vero, bisogna prenotare molto anticipatamente, non è come lo Sky Garden che ha bisogno di prenotare un tot di settimane prima, cioè i posti escono solo esclusivamente un tot di settimane prima, mi sembra 2 o 3, non mi ricordo, andate a controllare, c'è scritto sul sito dello Sky Garden, però vanno via in fretta. Io ho preso questo del 30 di novembre alla fine di settembre o primissimi di ottobre, quindi comunque è il giorno dopo, erano già esauriti. Però oggi, quando sono andata lì, ho fatto un po' di chiacchiere col personale proprio per portarvi qualche informazione in più. Vi accennavo prima che mi hanno detto che ci sono molte disponibilità anche per walk-ins, quindi persone che arrivano senza prenotazione, e vi ho detto di non contare molto su quello. Poi ho parlato con un'altra persona all'interno e mi ha spiegato che sì, effettivamente hanno molta disponibilità anche per chi è senza prenotazione, però dicono o il primo ingresso, quello delle 10, o comunque prima delle 12. Quindi se proprio volete provarci a venire senza prenotazione, fatelo, però ecco, magari al mattino. Gli ho chiesto se questa cosa è fattibile anche nel weekend, mi ha risposto forse un po' meno, però qualche disponibilità c'è. Poi una cosa molto interessante che ho notato, che magari può aiutare qualcuno di voi: allora, all'ingresso c'è il controllo al metal detector, come c'è anche lo Sky Garden, tipo quello dell'aeroporto per intenderci, e se vi può interessare, ho notato che sia lì che in poi quando arrivi al tè, le persone, i ragazzi che ci lavorano, che sono tutti stra simpatici e stra disponibili, hanno un po' come gli assistenti di volo la bandierina che ti spiega quali lingue parlano, e almeno un paio avevano anche la bandiera italiana, significa che parlano italiano. Quindi magari se qualcuno poi ha così qualche piccola difficoltà, ma a parte che non ci sono difficoltà, entrate, vi fanno salire, vi fanno entrare la scala, l'ascensore, vi spiegano esattamente quello che c'è da fare, e le cose che vi spiegano sono talmente semplici che veramente non c'è da preoccuparsi, non parlo inglese o cose del genere. Quando arrivate poi su al livello, adesso vi dico la mia impressione e poi vi dico una curiosità che mi hanno raccontato. Io un paio di mesi fa, quando ho prenotato, vi avevo raccontato che credevo, sapevo già, secondo me, che sarei rimasta un po' delusa e che secondo me lo Sky Garden era comunque meglio. Questa cosa è stata confermata, ovvero per me resta meglio lo Sky Garden, e vi dico perché. La vista, è vero, è quasi identica, ma non proprio la stessa. In più, come vi accennavo prima, c'è un punto in cui da questo rimane coperto. Invece lo Sky Garden puoi letteralmente fare il giro a 360 gradi. Inoltre, la cosa che viene un po' a mancare qua è il desiderio di rilassarsi, fare due chiacchiere con un amico mentre hai questo ambiente meraviglioso, perché questo Jack, a differenza dello Sky Garden, è molto clinico, mi verrebbe da dire, non so come si dice in italiano, mi verrebbe da tradurlo con clinico, cioè quegli ambienti sterili, forse si potrebbe dire, cioè è un ambiente, è un piano appena finito dove non hanno costruito all'interno cellularizzazioni di uffici e che hanno deciso di usare come un jack panoramico. Quindi si vede in questa costruzione moderna, soffitti altissimi, tutto bianco, e poi a differenza dello Sky Garden non ha ovviamente ristoranti, non ha bar all'interno. Oddio, hanno messo un punto caffè, ma è veramente triste, ve l'ho fatto vedere, a me proprio non viene voglia di prendermi un caffè lì e sedermi a quei tavolini che sembrano quelli dell'IKEA reparto garden. Manca un po' tutta l'atmosfera affascinante, rilassante che io trovo allo Sky Garden. Tenete conto che io allo Sky Garden sono andata al mattino, durante la mattinata, durante il pranzo, nel pomeriggio, la sera a cena, e sono anche andata di serata tardi per dei drinks con delle amiche, quindi ho visto quel posto a qualsiasi ora. E l'ambiente è più bello, ci sono i ristoranti, ci sono dei bar belli, cioè non improvvisati, col banchetto, sembrava un pop-up del mercato, dove con i divani ti puoi sedere. Io ho fatto 2 colazioni allo Sky Garden fantastiche, e i prezzi della colazione, un muffin e un caffè, non sono diversi da quelli che trovi per la strada. Assolutamente la vista è
spettacolare, considerando che sono praticamente alla stessa altezza, entrambi gratis. Io personalmente vi spingerei a la vostra prima scelta Sky Garden, seconda questo perché no, e se proprio non trovate niente c'è il famoso, com'è che si chiama, Garden at, non mi ricordo il numero, 120, qualcosa del genere, 20, no, 22, no, ve lo scrivo qua sotto. Che si vede da lì, ma è molto basso. La curiosità che mi hanno così raccontato è che tecnicamente parlando questo deck è poco più basso del deck dello Shard, però per il dislivello, perché noi siamo leggermente, noi questo deck è leggermente più a nord, per il dislivello in metri siamo più alti, anche se in vista è più alto, quindi comunque è più alto del deck panoramico dello Shard, che vi ricorda dei prezzi allucinanti. Io penso che lo Shard era ok prima che aprissero tutti questi posti gratuiti, allora rimaneva un po' l'unico posto quasi per quella vista mozzafiato. Oggigiorno non è più così. Io ci sono stata anche per il pranzo del mio compleanno 2 anni fa, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa. Allora, se aggiungi una serata, un pranzo, sì, ne vale la pena, perché non acquisti il biglietto, che costa una certa cifra, magari glielo scrivo qua sotto, però quei soldi li usi per qualcosa che ti rimane, una bella cena, un drink, qualcosa. Però spendere i soldi a vuoto di un biglietto non ha più senso, a mio parere. Ok, spero che questo giro e tutte queste informazioni ti abbiano fatto piacere. Aggiungo solo una cosa: i ragazzi che lavorano lì al deck panoramico sono molto informati, lavorano letteralmente come delle guide, quindi se avete desiderio sono lì per voi e vi spiegano tutti gli edifici che si vedono, rispondono alle vostre domande, anche tecniche che riguardano ovviamente l'edificio, costruzione, vista, vi spiegano tutto quello che vedete lì intorno, quindi molto bravi, devo dire che anzi, appena ho tempo, un secondo, andrò a lasciare una review molto bella, perché comunque loro se lo meritano molto, ok? Quindi con questo vi saluto, bye!